questo nome è un nome per me molto molto caro e anche ha qualche annetto sulle spalle, perché nacque quando facevo il ginnasio. Una mia emozione, un mio stato d'animo, perché affascinata dallo studio della lingua greca, il verbo luo che rimandava al sciogliere i nodi, e questa onomatopea mi faceva pensare ad un ruggito, quindi un po' lo sciogliere i nodi di un adolescente che diventa un po' scalpitante. Quindi sono nati per caso giocando su un foglio di carta, e il lockdown che ha segnato tutti un anno fa è stato anche una fonte di idee e di riflessione per tantissime persone, e nella casualità, nelle mie mura domestiche, mi sono trovata con le mie figlie, soprattutto con la mia più piccola, a segnare, a fare queste linee, questi giochi, e da lì abbiamo iniziato a darle un colore. Il primo che è nato è stato questo, molto astratto, che è stato da noi colto come un cane, con il naso, un cane di profilo, con l'orecchio e una piastrina rossa. Poi uno a me caro, molto caro, la maternità. Questo è stato veramente il frutto sempre di linee casuali, dove abbiamo immediatamente visto una mamma con ovviamente suo bambino e questa pancia, questa conchiglia, questo guscio che tiene l'amore, che tiene una vita, il battito del cuore. Il sogno, che è un altro mio complesso disegno, dove c'è la sospensione di una figura femminile che posa su un occhio vigile con un sogno che la ingloba, e qualcuno con dei piedoni pesanti la riporta alla realtà. Scrivo nella mia rubrica, che si chiama appunto Sgredeliuo, e scrivo dei racconti che arricchisco con alcuni miei disegni. Sono racconti fantastici, piuttosto delle novelle, oserei dire, che hanno ovviamente le radici in una parte anche geografica e nella vita. BU è un evento, il nome è già una presentazione che parla della libertà dell'essere se stessi. È vicino alle donne, rappresenta le donne. Nello specifico parliamo di Casa Sant'Anna, che guida, accompagna, si prende cura di queste mamme, e quindi è un tema ovviamente a me molto caro, che mi rappresenta. Sono una mamma, ho queste due figlie che sono state e le sto crescendo con tanto tanto amore e tanto impegno.